democratico. Ciao telespettatori e benvenuti a TV Doge. Con me, Doge, Duccio Barbacani. È uscito il nuovo video di Bello Figo e anche questa volta non ha deluso. Vogliamo votare perché Matteo Renzi ci dà la figa bianca. Finora non avevo mai tenuto in considerazione neanche un secondo di votare sì, ma se questo fatto della figa bianca fosse vero... Diciamo che Bello Figo entra nel merito della riforma più di quanto non abbia fatto mai Maria Ele, e con argomenti decisamente più convincenti. E forse anche più veritieri. Diciamo che questa volta Bello Figo fa ridere anche volontariamente. Però mi domando come funzionerebbe questo fatto della figa bianca. A tessera virtuale, tipo il bonus cultura ai diciottenni di 500 euro, con i quali, lo dico tra parentesi, si può anche comprare il disco di Bello Figo, e questo è un conflitto di interessi grosso, non come quella bazzecola di Piacentini, che è l'amministratore delegato di Amazon Italia, con 70 milioni di euro in azioni di Amazon, che deve decidere l'agenda digitale dell'Italia, perché è commissario per l'agenda digitale italiana. Allora, siccome uno è amministratore delegato di Amazon Italia, ha 70 milioni di azioni di Amazon, allora dovrebbe avere un conflitto di interessi nello sviluppo dell'agenda digitale italiana. Dice, magari fa gli interessi del colosso Amazon invece che quelli dell'Italia, no? Mette prima Amazon, prima dell'Italia. Le sue azioni sono una percentuale infinitesimale, lo 0,00001% del valore di Amazon. E allora dice, è un milionario. Cioè dovremmo credere che un milionario mette i c***i propri davanti agli interessi del Ok, vabbè, diciamo che voto ancora no. Ma tornando al pezzone del momento. No, no, non questo, l'altro. Avremo 35 euro al giorno in albergo a fare festa con le bianche. Tutti i miei amici votiamo PD. Se ti chiedono il referendum di DC. Rolling Stone ha fatto questo articolo sul pezzo di Bello Figo. E a un certo punto dicono questo. Certo, le sue idee politiche sono un po' contrastanti. Prima elogiava Berlusconi, poi Renzi. Contrastanti. Ma probabilmente è il pezzo più politico in circolazione. Ma non solo, Bello Figo vi mangia in testa anche come analista politico. Ecco il direttore di Rolling Stone nell'incipit di uno dei suoi pezzi migliori, su Pannella dopo la sua morte, a maggio di quest'anno. Tre ore shuffle con l'ultimo disco dei Radiohead sul treno che mi porta a Milano subito dopo aver incontrato Marco Pannella nella sua cozy mansarda in Roma Center, posticino Uber hipster, ma lui gentile l'avrebbe prestata, mica messa su Airbnb, un paio di giorni prima che morisse. A parte che non capisco il conflitto tra prestare e mettere su Airbnb. Non ho mai sentito parlare Robertini, ma secondo me parla come Renzi. Dice più parole in inglese quando parla in italiano che quando parla in inglese. Uè, Massimo! Grandissimo! Come mai il consuling in Rai? A te se viene a casa, settimana prossima? Capisco. Però, vedi, sai, ce l'ho su Airbnb. E quindi mi dispiace, ma se no te la puoi affittare su Airbnb. Ti faccio metà prezzo, vai, metà prezzo aggiudicata. Bello Figo c'ha le skill da pound it 1000 times better than yours. Ora, se non conoscevate la rivista Rolling Stone Italia, sapete che non può mancare in casa vostra l'edizione cartacea, però soprattutto il numero di novembre 2016, da tenere in bagno per i pidini a uso postal market. I pidini più anziani sanno che significa. Per gli altri, per tutti gli altri, come stimolante o come pulente quando finisce il rotolo.
Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, condividi e piaci. Ciao!